Bene, bentornati, altro panel, cambio di scenario, nuovo sipario e entriamo in un ambito che come ci pone sempre con le radici sui temi della giornata ovviamente, però con una traccia, diciamo, un'apertura su alcuni aspetti di dettaglio che sono quelli che legano l'ambiente, le tecnologie e le infrastrutture sostenibili. È un panel con ospiti anche in questo caso importanti e abbiamo Sabrina Bagioni in diretta da Milano. Sabrina Bagioni è direttrice del programma 5G di Vodafone Italia e spero, eccola qui, benvenuta. Buonasera. Sabrina Bagioni, benvenuta a lei. E abbiamo Alessio Butti, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Onorevole Butti, benvenuto. Grazie a voi per l'invito. Ho qui alla mia sinistra Giovanni Ferigo, che è amministratore delegato di Inguit. Inguit è la più importante società di torri in Italia, è una delle più importanti in Europa, quindi è un'altra faccia della medaglia sulle tematiche di cui parleremo oggi. E dovremo avere, ma non ci ha ancora raggiunto, Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Lega Ambiente. Naturalmente con me a condividere la conduzione di questo panel è Roberto Antonini dell'agenzia Dire. Bene, io entrerei subito nel merito delle nostre tematiche e partirei con Sabrina Bagioni. Sabrina Bagioni si occupa di 5G, è un volto a voi noto, è diciamo la donna del 5G in Vodafone, ma per parlare di sostenibilità, Sabrina Bagioni, io penso che sia utile partire dalla sostenibilità che ciascuno di noi fa intanto in casa propria. Vodafone è una società importante, è una società di rete, consuma molta energia, ma è anche una struttura importante con migliaia di dipendenti, gestite data center interni e gestite una quantità enorme di dati che vanno e vengono. Quindi io vorrei partire proprio da qui, dal tipo di sostenibilità e quindi di rispetto e attenzione verso l'ambiente che ha una società come Vodafone, quindi un operatore importante che fa tutte le cose a cui facevo riferimento prima. Come vi comportate al vostro interno? Ma la prima cosa da dire è che l'impatto sull'ambiente del nostro essere rete ampia con tutte le infrastrutture che hai perfettamente descritto, quindi non sto a ripetere, è uno degli obiettivi, impatto zero sull'ambiente di tutta questa infrastruttura, è uno degli obiettivi che ci siamo dati sia a livello paese come Vodafone Italia che a livello gruppo. Il primo risultato che abbiamo raggiunto a livello europeo è stato quello di essere la prima rete completamente alimentata da fonti rinnovabili certificate nel 2020, e questo includendo sia appunto l'infrastruttura di rete che gestisce il traffico di tutti i nostri clienti, ma anche i nostri uffici, quindi le sedi dove lavoriamo, i data center e tutte queste infrastrutture oggi dal 2020 sono alimentate appunto da energia rinnovabile. Questo è un passo importante che può fare qualunque gestore di rete. Noi l'abbiamo preso molto seriamente, questo è il primo risultato già nel 2020. In più, a livello di gruppo, ci siamo dati un obiettivo di contribuire all'obiettivo globale di riduzione delle emissioni, raggiungendo nel 2030 l'obiettivo di zero emissioni, quindi di azzerare l'impatto dei gas nocivi sull'ambiente, e in realtà abbiamo anticipato in Italia questo obiettivo che abbiamo di gruppo dal 2030 al 2025. Anche qua non viene tutto ciò non viene naturalmente, ma devi investire, devi fare delle scelte tutti i giorni che portino a questo tipo di impatto sull'ambiente. Vi faccio un esempio molto specifico: la sede in cui sono in questo momento, che è il Vodafone Village, la sede principale, l'headquarter di Milano, oramai ha diversi anni alle spalle, ma è stato costruito già al tempo con materiali che purificano l'ambiente circostante. I muri esterni della
del Vodafone Village sono ad impatto ambientale sostanzialmente positivo, no, addirittura. Gli alberi che abbiamo scelto da mettere all'intorno del Vodafone Village sono stati scelti appositamente per consumare meno, per aver bisogno di meno irrigazione ed essere generatori di ossigeno. Sono piccole cose, ma in realtà quando le si somma una con l'altra fanno la differenza fra fare qualcosa per l'ambiente o non farlo. E la cosa che mi ha colpito sono stati i vetri, il vetro intelligente che si oscura o si Vero? schiarisce. Beh, sì, insomma. Ecco, però vorrei uscire adesso dai confini del building, del palazzo, del data center di Vodafone. Quando parliamo di 5G, parliamo della rete che tutti aspettiamo e parliamo di una serie infinita di applicazioni che guardano innanzitutto all'ambiente metropolitano e alle città. Quindi cambierà il volto delle città. Le città saranno sempre le stesse, ma cambieranno le cose che faremo nelle città o cambierà il modo in cui faremo le cose in città. Anche questo è un consumo di energia incredibile. Come si fa a immaginare la nuova rete di 5G in modo tale che sia intelligente al punto da non consumare energia là dove non deve essere consumata e concentrarla lì dove, negli unici luoghi dove deve essere consumata? Lo fai usando, quindi cavalcando, diciamo, utilizzando al meglio le caratteristiche delle tecnologie. Adesso tu hai citato il 5G, ma prima di arrivare al 5G ci sono altre tecnologie che possono essere utili allo scopo, quindi a partire dall'IoT più tradizionale e utilizzando poi strumenti che sono di intelligenza artificiale, strumenti che usano la realtà aumentata, realtà mista in particolare, sempre di più. Per portare a due, direi, nell'ambito che hai citato, due grossi obiettivi. Uno è quello di gestire in modo più mirato le infrastrutture o i servizi all'interno di una città e quindi evitare, per esempio, di fare un giro ronda, cito il caso più classico, una ronda periodica quotidiana dei cestini per verificare se sono riempiti e quindi da svuotare, ma farlo solo quando effettivamente c'è il carico raggiunto ed è ora di smaltire. Il contenuto. Quindi da servizi più mirati di questo tipo a una gestione dell'illuminazione più efficiente, quindi qui entra in ballo la videoanalisi, per esempio, che sulla illuminazione può decidere di accendere un'area della città piuttosto che invece tenere i lampioni in modalità di stand-by in funzione del passaggio di pedoni o veicoli. Quindi da queste cose che consentono di utilizzare l'energia non solo elettrica, ma anche i gas carburi dei veicoli che girano per le città, si può arrivare a strumenti ancora più sofisticati che consentono la gestione da remoto di certe attività. E qui vado su attività più complesse. Immaginate, noi sappiamo benissimo che in una città, ma anche al di là di una città, quindi in impianti o in infrastrutture distribuite sul territorio, ci sono attività di manutenzione che devono essere svolte periodicamente o in caso di esigenza. La tecnologia, il 5G in particolare, ma ripeto, poi il 5G chiama a sé, utilizza al meglio tutta un'altra serie di tecnologie adiacenti, consente di fare molte di queste attività, non dico tutte, ma molto del monitoraggio, della verifica, dell'ispezione e anche del supporto alla manutenzione degli impianti o delle infrastrutture da remoto. La realtà mista si sovrappone con questo strumento digitale, grazie a anche solo lo smartphone o sempre di più occhiali intelligenti, si sovrappone all'oggetto su cui devo fare la manutenzione e mi supporta, mi dà le indicazioni senza bisogno di far viaggiare due persone o di fare una prima visita di verifica e una seconda di intervento. Quindi non si ha soltanto un risparmio diretto di energia nei casi che facevo prima, ma anche un impatto positivo sull'ambiente perché riduco il più possibile il movimento e quindi la circolazione di veicoli per attività che potevano essere evitate. Sì.
un caso che ha anche un impatto sociale, mi consento di aggiungere un pezzettino, poi scusa, ho sentito, ti lascio parlare, un impatto sociale importantissimo è quando questo supporto da remoto tu immagini di traslarlo dal mondo della manutenzione, quindi dal mondo industriale, alla salute e quindi al supporto che può dare un esperto di un device medicale a un chirurgo in sala operatoria o un medico a un paziente nel caso della telemedicina, rendendo queste risorse preziosissime disponibili innanzitutto, quindi creando l'accesso a questo tipo di risorse ed evitando di avere gli spostamenti fin dove è possibile. Certo. Beh, dal quadro che ne viene fuori è un mix di soluzioni che dialogano tra di loro, l'intelligenza artificiale, la rete e le applicazioni che di volta in volta si rende necessario adottare. Io recentemente ho assistito ad una vostra presentazione in ambito di applicazioni legate all'agricoltura e lì, quando abbiamo diciamo, applicazioni estensive su vasti appezzamenti di terreno, lì sì che serve tanta energia. Come fare a risparmiarla in quel caso? Ecco, mi farebbe piacere che riportassi un po' le modalità con cui intelligenza artificiale, uso della rete, sensoristica consente di risparmiare energia ottenendo gli stessi risultati e forse a volte anche migliori. Sì, perché non solo l'energia, ripeto, ma c'è anche un impatto proprio nel caso dell'agricoltura specifico a due delle risorse, o una risorsa che è l'acqua, preziosissima, e l'altra che è quella del potenziale impatto invece negativo sull'ambiente dei pesticidi. E qua qual è l'applicazione della tecnologia? Di fatto si traduce in una gestione dei campi dell'agricoltura, quindi dei campi più intelligente o addirittura mirata, si parla di agricoltura di precisione. Come si ottiene tutto ciò? Sulla base di sensori IoT, di temperatura, di grado di umidità, di presenza di malattie tramite videoanalisi puntuale su determinate piante del campo. Il 5G che supporta con la banda larga la definizione, il livello di definizione di queste immagini e video che vengono trasferite, e supporta il numero elevatissimo di sensori che posso distribuire in un campo molto esteso, consente di far arrivare queste informazioni in tempo reale se stiamo parlando di 5G, in tempo semireale se stiamo parlando di IoT, a chi deve decidere dove fare l'intervento, che può essere irrigazione o intervento con pesticida. Quindi invece di avere quelle specie di grossi aratri che vedete sui campi, i trattori per l'irrigazione o i pesticidi che in modo massivo usano queste risorse, questi chimici, ingredienti chimici su tutto il campo, lo riescono a fare dove effettivamente è necessario. Quindi risparmio di energia per gestirlo, ma soprattutto un impatto positivo sull'ambiente per una gestione più mirata di risorse preziose come l'acqua o potenzialmente negative come i pesticidi. Vorrei chiudere con un riferimento, Sabrina Bagioni, diciamo dalle grandi estensioni degli appezzamenti di terreno alle applicazioni invece individualizzate. Parliamo di mobilità, che è una delle cose più cool, la mobilità futura, o anzi la mobilità elettrificata, che è una delle cose più cool al momento, va di moda, fa molto status. Ecco, lì Vodafone ha delle soluzioni che riguardano la cosiddetta mobilità futura e sono delle soluzioni micro per intendere, perché riguardano ogni oggetto che si muove, singolarmente in base ai consumi del singolo oggetto. Di cosa si tratta esattamente? Allora, non sono soluzioni ancora utilizzate dai veicoli, quindi un po' di cautela nel dire che sono. Però c'è un ampio, c'è una progettazione di utilizzazioni future. Sì. E stavo appunto per dire, in realtà l'abbiamo portata in campo queste soluzioni nell'ambito della sperimentazione 5G a Milano, che è stata la prima su cui abbiamo lavorato su cose del genere, e tra l'altro stiamo sperimentando le stesse cose anche nella sperimentazione di Genova, sulla città di Genova. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di soluzioni che grazie al 5G rendono i veicoli
gli autoveicoli, piuttosto che ancora più importante il TPL, quindi il trasporto pubblico locale, in grado di gestire e ottimizzare il modo in cui si guida. Non sto parlando del veicolo autonomo, che è il passo successivo, ma anche solo la possibilità di far rallentare l'auto in avvicinamento a un incrocio quando lo scambio di informazioni tra i veicoli comunica che ce n'è un altro a un incrocio cieco che si sta avvicinando, quindi per evitare l'inchiodata finale. Soluzioni che consentono di gestire la distanza di sicurezza fra auto in fila uno dietro l'altro in modo autonomo, con queste informazioni, i dati che passano di localizzazione e velocità da un veicolo all'altro, in modo da evitare non solo un incidente, ma anche la frenata brusca. Il servizio che abbiamo testato, abbiamo portato proprio 200 persone su questi veicoli 5G, i primi veicoli 5G, soluzioni che consentono di evitare il sorpasso pericoloso, una delle cause di incidenti più frequenti, il sorpasso quando non c'è sufficiente visibilità. Col 5G in modo istantaneo, noi l'abbiamo realizzato facendo scattare l'immagine sul cruscotto al movimento della freccia, quindi mettendo la freccia, il cruscotto ti può visualizzare istantaneamente cosa sta succedendo due veicoli più avanti di te o comunque oltre l'ostacolo, e quindi evitare di fare quello che normalmente facciamo, quindi portarci sull'altra carreggiata e una volta che si vede che c'è un veicolo che sta arrivando verso di te, inchiodare, frenare, riportarsi verso la strada. E così anche la condivisione di informazioni che possono essere fornite da altri veicoli, ma anche da videosensori, telecamere distribuite sul territorio, per far sì che chi guida abbia le informazioni di cosa sta succedendo poco più avanti, e quindi evitando ancora una volta la sgasata o la frenata. Questo cosa porta? Al di là della riduzione di incidenti, che è significativa, ma dallo studio e la valutazione quantitativa che il Politecnico di Milano nell'ambito della sperimentazione ha fatto proprio dell'impatto, una volta che queste soluzioni vengono portate a regime, si ottiene una riduzione di CO2 molto importante. In ambito urbano si potrà arrivare a superare il 20% di riduzione della CO2, il Politecnico stimava 23% per la precisione, e in ambito extraurbano, dove chiaramente sono diverse le condizioni, una riduzione del 10%, come nel modo in cui dicevo, cioè guida più fluida. E peraltro questo CO2 non include invece la riduzione delle particelle di plastica che si volatilizzano nell'aria con le brusche frenate, le inchiodate, nessuno ci pensa, ma in realtà liberano anche particelle dal pneumatico. Questo dà un'idea di che cosa con la tecnologia, e io qui le ho messe dentro tutte, perché ho parlato del 5G, dell'intelligenza artificiale che interpreta i dati e i video, la videoanalisi, ma anche l'IoT, e non ho citato la blockchain, che può essere poi utilizzata soprattutto in agricoltura per assicurare che non ci siano coltivazioni di bassa qualità, che non fanno bene all'ambiente, neanche quella, e mettendole tutte insieme si riesce ad arrivare a questo tipo di risultati. Bene, grazie Sabina Vagioni. Rimanga grazie con noi e segua anche perché credo che il filo che seguiremo sarà quasi una naturale conseguenza delle cose dette fin qui, perché passiamo dalle applicazioni, passiamo alla rete, passiamo ad Inguit, e quindi cedo subito il microfono a Roberto Antonini, che prenderà in consegna Giovanni Ferigo. Ingegner Ferigo, vabbè, lo sappiamo, l'abbiamo visto, lei lo sapeva magari prima di molti altri, la transizione energetica e quella ecologica senza quella digitale non può esistere, perché abbiamo bisogno di misurare, di conoscere. La strada sulla quale facciamo passare queste informazioni la fate voi sostanzialmente con le vostre tower, siete la prima tower company italiana, tra le prime europee. E praticate la sostenibilità, nel senso che dando a disposizione il 5G, che con la sua bassissima latenza e l'ampiezza di banda permette di portare tutte queste informazioni. Come interpretate la sostenibilità, nel senso in esterno e in interno della vostra azienda? Allora, intanto grazie per questo invito, saluti all'onorevole Butti e a Sabina Baggioni. Avete detto quasi tutto, però, quindi comunque adesso proverò. Allora, io la prendo un po' da lontano, no? Diciamo che qualcuno sta dicendo che gli storici del futuro guarderanno due cose, no? Le variazioni climatiche e la rivoluzione digitale.
che se ci guardiamo in ottica sostenibilità sono, se volete, la doppia faccia della stessa medaglia, no? Ovvero sia, non è possibile, il digitale è il più grande alleato della sostenibilità, poi cercherò di dire perché, e allo stesso tempo non è possibile fare una sostenibilità senza l'innovazione tecnologica. Quindi l'innovazione tecnologica e la sostenibilità sono due, come posso dire, transizioni gemelle che insieme devono trovare quelle soluzioni sostenibili che poi riescono a, diciamo, soddisfare la domanda in termini di economia, in termini di ambiente, in termini di sociale. Quindi da questo punto di vista, diciamo, vorrei introdurre qualcosa che è molto noto di sostenibilità digitale. Quando parliamo di digital divide, spesso si immagina che il digital divide sia nei paesini di montagna sparsi piuttosto che nelle lande desolate, però per esempio in una città anche come Roma ci sono dei quartieri che hanno il digital divide. Quindi la sostenibilità e la digitalizzazione del paese è anche una questione di nessuno deve rimanere indietro, non deve esserci emarginazione e il 5G, quindi innovazione tecnologica, da questo punto di vista aiuterà questo tipo di processo e di percorso. È stato accennato alle possibilità dell'IoT, ma non si parla solo di IoT, no? Si parla di IOP, Internet of Person, ION, Internet of Nature, no? Come è stato detto dalla collega Sabina. E quindi da questo punto di vista finalmente si è parlato di intelligenza artificiale che è di smart country, smart city, quello che volete, che è l'evoluzione di città intelligente che fino a poco tempo fa era un sofismo molto per ingegneri, che non, adesso invece è qualcosa che è di più utile. Quindi da questo punto di vista, se guardate l'ultimo, credo sia report che ha fatto Ipsos, finalmente le aziende hanno capito che la sostenibilità non è qualcosa di moda, ma è anche qualcosa che, diciamo, da un punto di vista competitivo è un vantaggio. Beh, sul 5G è stato detto tanto, vorrei solo accennare una cosa. Il triangolo virtuoso del 5G, di cui ha accennato già la Sabina di Vodafone, allora intanto la bassissima latenza, intanto la grande capacità di banda, intanto la capacità enorme di ospitare sensoristica per chilometri quadrati e, tornando all'intervento precedente, alla tavola rotonda precedente, alla cyber security nativa e non applicativa, quindi non la devi appoggiare sopra, e quindi dal punto di vista Kaspersky, che adesso non va tanto di moda, mi rendo conto, però un paio d'anni fa aveva detto che la sensoristica, i sensori sarebbero stati l'ambito più facile di attacco dal punto di vista degli hackers, e quindi da questo punto di vista ben venga. Di applicazioni ne abbiamo già sentite. Noi siamo a supporto degli operatori, infatti vorrei anche, come posso dire, approfittare, abbiamo partecipato al bando del PNRR per la digitalizzazione del paese, insieme a Vodafone e a TIM porteremo nei prossimi 4 anni il segnale 5G in circa 1000 stazioni nuove, radiobase, 1000 torri, che ospiteranno proprio questa tecnologia, proprio per risolvere anche questo problema di emarginazione. Io ripeto, era digital divide è emarginazione sociale, poi il resto ci sta sopra, insomma, in maniera ipotetica. Dal punto di vista, diciamo, applicativo, noi abbiamo 23.000 torri, lo sapete, facciamo diverse altre cose, di cui parlo dopo. Cosa stiamo facendo? Intanto la sostenibilità è nata con Inuit, abbiamo un comitato endoconsigliare, che è il comitato sostenibilità, fra l'altro la cui presidente è un indipendente. E abbiamo omesso, o abbiamo, come volete, nell'MBO di tutti i manager ci sono gli obiettivi di sostenibilità, e quindi che vale il 20% quest'anno, l'anno scorso il 15% perché avevamo appena iniziato. Abbiamo aderito all'agenda ONU 30, abbiamo portato quest'anno, entro 2022, di rifornirci di energia solo rinnovabile, e al 2024 la carbon neutrality. Quindi per una azienda come la nostra, che è infrastruttura pura, no? Anche se io la sto cercando di portare insieme ai miei collaboratori naturalmente a un real estate digitale, e vedremo come, è uno sforzo molto 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 importante attraverso pannelli solari, attraverso tutta una serie di operazioni che stiamo facendo. Non ultima, vorrei citarlo, abbiamo un interessantissimo accordo con Enel proprio per percorrere insieme questa strada verso l'agenda ONU 30. Quello che
importante del 5G, tornando a sostenibilità, è vero che si compensa, il 5G consuma un quarto del 4G, non va inteso come 4G++, no? È vero che poi se si moltiplicano i dati, poi insomma, no? Pareggiamo, però intanto il 3G la stanno spegnendo perché era omnivoro da tutti i punti di vista, il 4G era un pochino più efficace, ma il 5G dal punto di vista della sostenibilità ha questo percorso, messo insieme a quelle applicazioni di cui la collega ha parlato. Non so, io, a me piace ricordare spesso, forse perché vengo da questi ambiti territoriali, fare la remote surgery, la telemedicina, in cui non devi spostare delle persone da paesini della montagna fino all'ospedale, che muovi una macchina, almeno due persone, si perde tempo, eccetera, dal punto di vista del PIL è un'enormità. E comunque un'altra statistica che ritengo sia molto molto importante è che un'applicazione del 10% del 5G porta a un saving dell'8% in ambito di CO2, quindi ripeto, ci sono delle statistiche molto importanti. Quali sono i temi che stiamo incontrando? Beh, i temi sono la permissistica, che è lunghissima, stiamo anche 200 giorni, nonostante noi siamo anche molto, molto impegnati a fare tutti i camuffamenti possibili immaginabili. Svelo un segreto, qui in via del Babuino c'è un nostro sito, chi lo vede, chi non lo trova avrà un gadget da parte mia, e l'abbiamo fatto nei posti più incredibili. Il decreto semplificazioni di luglio ci ha dato una grande mano, quindi ringrazio anche l'onorevole Butti, che so che si è interessato. Abbiamo dovuto fare qualche spintarella in più perché i municipi, non proprio la conferenza dei servizi, non è la riunione preferita, però adesso stiamo andando, anche perché se dobbiamo fare quasi 1000 siti in 4 anni per rimanere compliant a quello che sono i fondi europei che daranno i contributi, se e solo se il progetto è completo, e quindi questo è un tema sicuro. Così come l'altro tema è quello dei limiti elettromagnetici, che sono i più severi in Europa, se facciamo in termini di potenza, io mi scuso, sono ingegnere, però vuol dire 100 volte meno che la Germania, e da questo punto di vista, diciamo, anche relativo al piano che dicevo prima del PNRR, questi limiti potrebbero diventare una causa, un ostacolo che non ha senso d'esserci, perché in Europa non sono giustificati, nel senso che poi c'è anche un atteggiamento, come dire, psicologico / complottistico riguardo il 5G. Sì. Fra l'altro, senza entrare nello specifico di cose, il 5G usa antenne che sono molto più direttive di quelle del 4G, quindi si va esattamente fonde, dove c'è, diciamo, traffico. Quindi, e c'è questo tema culturale del grafene messo col vaccino, no? Quella più grande, che quindi col 5G saremmo stati tutti controllati da Bill Gates, piuttosto che da fantascienza più spinta, però difficile stargli dietro. Noi abbiamo, e con gli operatori stiamo lavorando parecchio, diversi attacchi fra virgolette ci bruciano, sì, perché siti, infatti attacchi fisici, danneggiamenti. E quindi è anche un po' forse colpa di tutto, diciamo, il contesto, non aver fatto un minimo di opera di education, anche a partire dalla televisione. Persone che lo scrivono su un cellulare, che il 5G fa male, che va a 4G, che però emette più del 5G. E poi magari stanno 3 ore al telefono, perché poi il danno lo fa il telefonino più che l'antenna. È molto curiosa, sì. Quindi l'altro ambito, per esempio anche qui ce ne sarebbe bisogno, che potrebbe risolvere tanto, sono le coperture specialistiche, specializzate per coperture indoor, no? Noi facciamo anche coperture indoor multioperatore, nel senso che portiamo il segnale a tutti gli operatori. Io sono abbastanza, diciamo, si dice, orgoglioso di portare questo esempio. Per il G20 e la nuvola di Fuscas, il Ministero ci ha chiesto di coprire la nuvola Fuscas proprio perché nel G20 là sotto non c'era. Noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto in quasi 40 ospedali, ci hanno certificato che non interferisce con niente, fra l'altro emette pochissima potenza, e da questo punto di vista, diciamo, è la soluzione ideale, anche perché tante volte la potenza di fuori c'è bisogno per superare questi muri giganteschi che abbiamo nelle città come Roma. E quindi negli ambiti, distribuendo il 5G all'interno degli edifici, potremmo abbassare la potenza esterna. Si potrebbe abbassare anche quella esterna, assolutamente sì. E quindi questo è il percorso. Noi, anche se siamo a supporto degli operatori con cui collaboriamo, specialmente con Team Vodafone, che fra l'altro stanno nel nostro azionariato,
continuiamo la nostra evoluzione per diciamo, soddisfare quelle esigenze. Un altro esempio che mi piace portare è la piazza centrale di Sorrento. Lì c'era un tema artistico, non c'era la copertura. Vabbè, in un tombino abbiamo messo una piccola antenna, si chiama small cell, il coperchio del tombino è l'antenna, e quindi diciamo abbiamo solo il problema è avuto di far spostare, perché lì parcheggiava il cavallo, quindi abbiamo dovuto farlo spostare perché se no non si faceva da schermo. E quindi ecco, continuiamo sempre in collaborazione proprio per correre. Il 5G è veramente, diciamo, a mio parere, il driver per un percorso di sostenibilità che tenga conto di quello che io chiamo, no, dal punto di vista dell'economia, da quello che riguarda il sociale, quello che riparte l'ambiente. Quindi andiamo, costruiamo, riprendiamoci. Noi in Europa siamo stati bravissimi a lanciare il 2G, e gli amici di Vodafone erano con noi. Ci siamo fatti rubare dal Far East il 3G, dal Far West in tutti i sensi il 4G, e ora che col 5G riprendiamo questo, diciamo, questo scettro di innovazione e di applicazione. Ecco, è importante anche perché con l'ultima gara Infratel l'Italia si piazza benissimo in Europa, siamo il primo paese con internet a banda veloce, con la fibra. Beh, lei ha toccato un tema molto importante, secondo me, di tutto il PNRR, cioè quando si arriva a livello locale. Perché voi state sul territorio, cioè come Terna sta sul territorio con i piloni della linea ad alta tensione, voi dovete distribuire le torri. Allora magari una cosa è ragionare con una grande città che ha un ufficio tecnico dotato del personale necessario quando va bene, diciamo. Altra cosa è un piccolo comune che magari anche per Italia le assunzioni della PA non ha un ufficio tecnico in grado di gestire le domande. Lei come la vede questa cosa? Perché a me preoccupa abbastanza. Allora, diciamo, gli amministratori locali hanno grande paura di firmare atti che vanno contro quella che è, no, il bene comune, quindi non si vogliono prendere responsabilità. Poi magari l'onorevole Butti non me ne voglia, no? Poi ogni 4 mesi abbiamo delle elezioni che siano locali, comunali, provinciali, quindi in quel periodo nessuno vuole parlare di 5G. Perché ottimo eterno di office, sì. Come il NIMBY, c'è il NIMTO. E quindi noi dobbiamo inserirci sempre, studiare quando succederà le scadenze per no, a parte gli scherzi, è un problema anche questo culturale, nel senso che come contesto abbiamo sbagliato a coinvolgere poco, diciamo, le amministrazioni e i cittadini nello spiegare che questa è un'opportunità unica anche per loro. L'amica di Vodafone ha fatto qualche esempio, ma ce n'è l'università, no? Tutto quello che si può fare, gli esami da remoto, no? Simulando con gli occhiali che diceva, anche la prova fisica, no? Sia medica, meccanica. Le aree interne, quelle terremotate, certo. Ad esempio nell'atto della ricostruzione, dotarle di una connessione fondamentale, crea luoghi attrattivi. I rifugi alpini, noi abbiamo 210 borghi, uno più bello dell'altro, no? Che rivitalizzarli sarebbe come posso dire, la manna anche da un punto di vista turistico, della telemedicina, no? Ci ho parlato. E poi come azienda infrastrutturale noi stiamo sperimentando anche altre cose, proprio alla base della torre mettere dei mini data center. Perché? Perché la torre ormai è definita come l'elemento del servizio di rete più vicino al cittadino, no? Quindi è la prossimità totale. Quindi le prelaborazioni di tutte le sensoristiche che diceva Sabrina, piuttosto che diciamo quello che sarà un domani il diciamo, servizi di bassissima latenza, tipo nei veicoli autonomi cui bisognerà rispondere velocemente, più tutti i servizi di sorveglianza. Stiamo facendo degli esperimenti mettendo dei nest, dicono gli inglesi, sono dei nidi per i droni sotto i 250 grammi, quindi che possono volare BVLOS e fare le diciamo, azioni cosiddette mission critical senza, con l'intelligenza artificiale. Quindi c'è un mondo che si apre che ci renderà la vita molto ma molto più comoda e più agevole. Una torre multifunzione che va oltre l'antenna, sì. Ma diventa un ganglo, un elemento digitale, sì, assolutamente, molto interessante. Sì, questo è il nostro percorso sostenibile, perché i miei collaboratori sanno che abbiamo gli obiettivi, abbiamo un comitato, fra l'altro la Presidente è molto, come si chiama, focalizzata sul tema, cioè, di sostenibilità. Dipendente, quindi. È un indipendente, quindi, ma molto fatto. Su questi temi ci lavoriamo. Ultimo esempio, sembra che sia uno spot ma non è, abbiamo fatto la prima torre totalmente in legno, quindi sta a Brugherio sulla tangenziale di Milano,
quindi nel percorso di economia, come posso dire, no, circolare. Certo. Sembrava impossibile, io lo racconto come giochino, un po' forse mio amico qua vicino si ricorda, noi da piccoli, voi la maggioranza di tutti i giorni, avevamo il Meccano che era di ferro, no, con quattro viti, tutto dedicato ai maschietti, no, ragazzi guai, dopodiché sta roba, ho detto, è diventata di legno, con i colori, si sono avvicinate anche le bambine, e quindi ho detto, perché non facciamo la stessa cosa con la torre? E quindi, torre, legno, 40 metri, non è proprio piccolina, la potete vedere, gender gap in azienda, il 47% delle persone che abbiamo assunto nell'ultimo anno sono ragazze, gender gap pay, stiamo lavorando in questo, e soprattutto, come posso dire, CO2 al minimo possibile. ESG compliance totale. Sì. E devo dire che ci sono un sacco di agenzie che ci hanno riconosciuto questo sforzo con dei rating molto importanti. Infatti la FTSE for Good indica la vostra però ci sono dei nomi, me lo sono dovuto scrivere perché è complicatissimo. Sì, hanno dei nomi. GRESB Infrastructure Public Disclosure ha aumentato il rating, me lo sono scritto perché è impossibile ricordarselo. Ci ha aumentato il rating e quindi noi continuiamo in questo senso. La situazione che a far bene si fa anche business, non sono in contrasto. L'ultimo, quello che ha ricordato lei, insomma, c'è qualcuno che ha fatto una valutazione, vale 0,1 euro. Ecco. Quindi dal punto di vista della valutazione, è la prima volta che qualcuno si è esposto, però insomma... È in una trimestrale tirare su uno 0,1 euro. Sì, no, in una trimestrale no, in un'ottica così... futuribile. Grazie, allora andremo a cercare l'antenna in via del Babbuino. Sì, e avrete un premio dato. Okay. Bene, sono emersi molti elementi, onorevole Butti, mi pare che, dunque, lei è vicepresidente della Commissione Ambiente, ma è anche il responsabile del Dipartimento TLC del suo partito Fratelli d'Italia. Quello che è emerso da questo panel è l'accoppiata ambiente-tecnologia, e ciò che è emerso in modo vistoso è che questi due elementi possono essere coniugati agevolmente tra loro e non, come qualcuno vorrebbe, vederli soltanto in conflitto acerbo, per cui non possono essere messi neanche vicini l'uno all'altro. Allora, io vorrei chiederle, considerato che tecnologia e ambiente possono quindi essere coniugati per fare quello che Ferigo diceva, cioè rendere più appetibile le cose che facciamo, renderci più comoda la vita. Ecco, su tutto questo c'è anche il contesto del PNRR, cioè di un grande sforzo di investimento con dei punti, diciamo, di criticità, perché quando ci sono enormi quantità di denaro si può sbagliare. E qui il ruolo della politica non è soltanto quello di coniugare elementi tra loro, ma anche di fare in modo che quando c'è da spendere si spenda bene, si spenda tutto, guardando all'ambiente e alle tecnologie. Io credo che in questo perimetro di gioco, onorevole Butti, lei ci può dare degli elementi di lettura, delle chiavi di lettura importanti, che sono quelle che il Paese deve affrontare nei prossimi mesi sostanzialmente. Sì, grazie innanzitutto di questa opportunità e dell'invito. Saluto anch'io i suoi ospiti. Voglio dire che è più facile trovare il babbuino rispetto all'antenna dell'ingegner Ferigo, perché è perfettamente camuffata, ma comunque torneremo su questo tema, perché sia la dottoressa Baggioni che l'ingegner Ferigo hanno toccato temi che poi si riconducono al suo quesito, cioè come far stare insieme e coabitare la tecnologia, l'ambiente, sfruttando quelle che sono le occasioni straordinarie che ci vengono offerte dal PNRR. Parto a ritroso: dal nostro punto di vista ci sarà qualche difficoltà sull'attuazione di questo PNRR. Lo dimostra l'incertezza con cui il governo sembra procedere per quanto riguarda soprattutto le due transizioni principi, cioè quella digitale e quella ecologica. Voglio dire, un po' meglio quella ecologica, però certamente con seri problemi invece quella digitale. Questo perché il PNRR è uno strumento importantissimo, che ovviamente risale alla Next Generation EU, e quando si discuteva di questo non c'era la crisi energetica, in parte indotta dalla crisi internazionale e bellica, a un
paio d'ore di volo da qui, non c'era una crisi economico-finanziaria post-pandemica, insomma, probabilmente quel PNRR dovrà e dovrebbe essere rivisitato o comunque rinegoziato, con tutto ciò che comporta anche ovviamente l'aspetto degli investimenti sul digitale e sulla, e sull'ambiente. Questo è fondamentale. Io penso che sono rimasto molto, molto stupito, stupito positivamente dall'accento che la dottoressa Baggioni ha voluto dare al suo intervento, cioè spiegando che queste nuove tecnologie comunque necessitano di un impiego di energia straordinario. Questo mi sembra abbastanza evidente. Quindi semmai poi torneremo anche a ragionare su cosa sta facendo la politica rispetto al mix energetico che indubbiamente nel prossimo quinquennio dovrà caratterizzare l'intervento di tutto il Parlamento e del governo che c'è e che verrà. Ecco, però ribadire che senza energia non si va da nessuna parte e che non ci può essere rispetto dell'ambiente e transizione ecologica, come giustamente hanno ricordato i suoi ospiti, se non c'è anche una transizione digitale di quelle reali, e questo significa costruire le reti, è evidente che non si va da nessuna parte. Costruire le reti comporta un impatto ambientale, non tanto e semplicemente solo per quanto concerne la posa dell'FTTH, che comunque ha creato problemi inenarrabili per quanto concerne il rapporto col territorio, cioè con le amministrazioni provinciali, le amministrazioni comunali. Ha ragione l'ingegner Ferigo, noi abbiamo fatto miracoli, peraltro bipartisan, a livello parlamentare per consentire nelle semplificazioni e in altri provvedimenti delle procedure un pochino più semplici, un pochino più lineari, perché altrimenti si dava veramente questa golden share pazzesca agli enti pubblici e ovviamente gli operatori non potevano più posare in questo caso l'FTTH, in qualche altro caso l'antenna. Io vorrei invitare lei, direttore, ma anche i suoi ospiti, perché è un esercizio interessante, a fare una valutazione. Si sono appena concluse le elezioni amministrative, per cui c'erano milioni di italiani che andavano a votare, sulla scorta della presentazione di un programma di centinaia di candidati a sindaco o al consiglio comunale. Bene, in tutti i programmi, io ne ho scandagliati almeno 200, in tutti i programmi c'era il richiamo ovvio, no, alla smart city. Io preferisco, come lei ben sa, ragionare in termini di smart nation. Diceva prima l'ingegner Filippo, country, va bene, nation, country, insomma ci metteremo poi d'accordo sull'etimologia, ma preferirei, ecco, ragionare in termini di sistemi nazionali. Però tutti parlavano del 5G perché, come è stato ricordato anche dalla dottoressa Baggioni, esprime una serie di possibilità e di opportunità che innanzitutto servono a pesare meno, ad esempio, sulle bollette dei cittadini, e questo mi sembra evidente. Servono a migliorare i servizi che vanno ad erogare le amministrazioni e gli enti territoriali, e quindi servono, insomma, a rendere un po' meno complicato il nostro futuro. Però che poi che cosa accade? Accade che se andate a intervistare questi candidati sindaco, molti sono diventati sindaci, e cominciate a dire, bene, allora adesso dove posizioniamo le antenne? Ah, antenne? No, beh, noi non abbiamo parlato di antenne. Ah, beh, questi pensavano di fare il 5G o di approcciare le nuove tecnologie con che cosa? Insomma, questo è fondamentale. Perché loro temono naturalmente i famosi comitati no antenne, temono ovviamente i ricorsi, temono ovviamente di perdere le successive elezioni. Perché? Perché c'è eccessiva disinformazione. Quello che avete detto voi è fondamentale. Il 5G è molto meno dannoso del 4G, che era già molto meno dannoso del 3G, eccetera, eccetera. Allora questa cosa bisogna, con una moral suasion e con una informazione che deve partire ovviamente a livello territoriale, e deve essere una comunicazione particolarmente attenta, ecco, bisogna far capire che la tecnologia non è nemica della salute, non è nemica dell'ambiente. Poi ci sono gli accorgimenti di cui parlava poco fa l'amico Ferigo. Trasformare quella che era la torre del Meccano in una torre in legno, beh, sicuramente c'è, come dire, un inserimento migliore, più morbido, leggero anche nell'ambiente. Poi è importante comprendere come anche il camouflage sia diventato ormai un'arte. Quindi noi di tutte queste cose
Abbiamo ragionato intensamente in Commissione Ambiente, ovviamente ci sono diverse valutazioni, ma l'obiettivo è chiaro. L'obiettivo è quello di rendere compatibili lo sviluppo tecnologico con il rispetto dell'ambiente. Alla fine sono la stessa cosa se vengono utilizzate bene. Bisogna capire come e quali strumenti attuare per raggiungere questi obiettivi. Vole Butti, lei ha fatto un richiamo al ruolo della politica, al fatto che i programmi nelle amministrative spesso avevano questo cenno esplicito all'idea delle smart city, eccetera, eccetera. Però, ecco, queste cose sono le cose che si scrivono per default, come si usa dire. Perché? Perché è molto fa chic metterlo, perché se non lo metti sei criticato, ma non fanno parte evidentemente di un convincimento pieno da parte del di un partito o di un candidato sindaco o di un comunque di una persona che si candida per essere eletto. Allora, la domanda che io le pongo è, ma non potremmo immaginare, e quindi vorrei, non lo chiedo a lei, le chiedo qual è la sua opinione al riguardo però, può capitare, possiamo immaginare, diciamo, il fatto che nel momento in cui questi temi vengono messi nell'agenda elettorale, diciamo, di un partito, siano effettivamente motori di azioni e di decisioni successive, piuttosto che elementi oleografici che vengono messi a corredo come su una tavolozza per aggiungere questo o quel colore. Cioè, dov'è il punto di debolezza? È la scarsa consapevolezza, la voglia di non prendersi una responsabilità, il non aver capito che la tecnologia può essere invece usata per rendere più efficienti le cose e anche dissolvere dei dubbi che avevamo? Cioè, da dove dobbiamo partire perché la politica si faccia la politica in generale, a tutte le latitudini, si faccia carico di questo? Questo lo dico a lei come lo direi a ciascuno dei pochi politici di tutti i partiti che sono sempre attenti a queste cose, ma che sono purtroppo ancora una minoranza nell'arco, diciamo, parlamentare. Allora, cominciamo col dire che in Italia non abbiamo una politica industriale. Poi, evidentemente, a caduta sugli enti locali e quindi sul territorio, l'assenza di una politica industriale, poi se ritiene le spiego anche cosa intendo per politica industriale, trasforma, diciamo così, in scetticismo quello che dovrebbe essere il sentimento degli amministratori. Cioè, gli amministratori si sentono un po' abbandonati perché non hanno direttive per quanto concerne, ad esempio, quello che dicevamo prima, la possibilità di far coesistere la tecnologia con l'ambiente, ma soprattutto comprendono e capiscono che in Italia abbiamo un ritardo profondissimo di consapevolezza sulla politica industriale. Sulla politica industriale per quanto riguarda certamente la transizione digitale. Lei sa, noi abbiamo fatto delle battaglie, peraltro vincendole, insomma, anche se sembra un po' la vittoria di Pirro con tutto questo ritardo accumulato, sulla questione della rete unica e pubblica. Certamente noi abbiamo accumulato questo ritardo anche perché nel corso di questa legislatura si sono avvicendati tre governi che hanno preso tre direzioni diverse, che hanno lasciato nell'incertezza più totale il Parlamento e soprattutto gli operatori, che hanno denotato una scarsissima voglia di investire, di incentivare le nostre imprese, le nostre aziende, le nostre intelligenze, preferendo ricorrere sistematicamente alla tecnologia straniera, preferendo ricorrere ai fondi stranieri, preferendo ricorrere alle società straniere che un pochino più attrezzate delle nostre evidentemente sono scese in Italia, come fecero a suo tempo i Lanzichenecchi, insomma. Per cui, se non c'è una politica industriale che chiarisce innanzitutto gli obiettivi e che chiarisce anche gli autisti di questi veicoli con cui vogliamo raggiungere gli obiettivi, noi abbiamo un serissimo problema. E la stessa cosa
cioè l'assenza di politica industriale, noi la stiamo scontando anche nella crisi energetica, perché mi scusi, già 4, 5, 6 anni fa, in assenza di conflitti bellici alle porte dell'Europa, noi sapevamo che eravamo dipendenti per quanto riguarda il gas dalla Russia, per quanto riguarda altre fonti energetiche da altri paesi, da altri satrapi, però non abbiamo fatto nulla. Abbiamo avuto al governo una forza politica per 3 governi consecutivi che addirittura non voleva che il TAP approdasse a Melendugno per portare il gas a zero, per cui è evidente che insomma tutte queste scelte, abbiamo preferito rispettare la psicologia delle sogliole dell'Adriatico, per cui abbiamo preferito non disturbarle con le trivellazioni per ricavare dai giacimenti che pur esistono quantità di gas straordinarie, però dall'altra parte i paesi della costa orientale dell'Adriatico lo fanno abitualmente. Tutto questo comporta che in Italia non c'è una politica industriale. E le dicevo prima, per quanto riguarda la digitalizzazione, c'è una indulgenza rispetto alla tecnologia straniera e si dice sempre: ma adesso abbiamo fretta, non abbiamo il tempo per organizzarci a livello nazionale, quindi dobbiamo necessariamente dipendere dalla tecnologia straniera. E noi stiamo andando avanti così, non è più possibile. Bene. Bene, grazie. Il quadro non è consolante, ma sappiamo che abbiamo individuato la malattia, quindi il problema è solo quello di individuare anche la medicina eventualmente. Bene, chiudiamo questo panel, abbiamo 2 ospiti molto importanti in attesa e mi scuso con loro. Ringrazio quindi Sabrina Baggioni di Vodafone Italia, Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inguit, e l'onorevole Alessio Butti, vicepresidente della Commissione Ambiente e responsabile del Dipartimento TLC di Fratelli d'Italia. Vorrei pregare però Roberto Antonini di rimanere lì perché abbiamo 2 ospiti importanti che sono Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, per parlare di idrogeno verde. Pochi secondi, un cambio di sipario e siamo subito da voi. Grazie. Buonasera, grazie.